Caro collega, come si vedono i casi più complessi, così bisogna anche avere l'occasione di vedere i casi semplici, in cui la diagnosi è facile. Hai visto subito un segno che ti fa capire che ci sta un difetto del tubo neurale. Un difetto del tubo neurale che interessa larga parte del tratto lombosacrale, quindi esteso, e che si associa a quei segni cerebrali che sono i segni più facili da vedere, quali, come vedi bene qui, la cisterna magna obliterata, ma soprattutto il cervelletto a banana. È chiaro che stiamo a un'epoca bassissima di gravidanza, stiamo intorno alla 16ª settimana e quindi non puoi osservare altri segni cerebrali, quale può essere qui non osservi il cavo del setto pellucido, ma non ha nessuna importanza, devi fare un esame dettagliato, devi vedere che non ci siano anomalie associate, qui vedi un regolare profilo. Perché si fa questo? Perché tu sai bene che nel circa 2% dei casi si associa anche ad una aneuploidia, ad un'alterazione genetica, e quindi vai a vedere un poco tutti i segni. Naturalmente devi eseguire tutte le biometrie, sia per confermare l'epoca di gestazione, sia per vedere che non esistono altre associazioni, altre anomalie. Devi andare a fare uno studio attento degli altri, che tu qui vedi molto bene, ma soprattutto hai avuto il caso semplice in cui tu vedi tutti i segni, l'idrocefalia, con una dilatazione anche del terzo ventricolo, l'obliterazione della cisterna magna, vedrai che si vede bene anche il quarto ventricolo, vedi qui la colonna vertebrale che devi studiare tutto, vedi la formazione qui che fuoriesce, vedi il grosso difetto del tubo neurale, vedi qui in trasversale anche i segni vertebrali, e ti invito a sentire la lezione a viva voce sulla spina bifida, consulenza genetica, consulenza neurochirurgica, studio del cariotipo. Grazie dell'attenzione.